Mare in tempesta per i diportisti indisciplinati. Proprio così la polizia marittima in questi giorni sta intensificando i controlli e le multe stanno piovendo. Ma vediamo insieme esattamente cosa sta accadendo. Ok, let's go. Ciao, sono il capitano Joseph Cracchiolo della Scuola Nautica Navigando e oggi facciamo un bilancio di quello che è accaduto in questi giorni. Come ben sapete, siamo nella settimana di Ferragosto e non c'è barca che sia attaccata al pontile, tutti in mare a goderci le ferie estive. Però, miei cari diportisti, e non solo, fate attenzione, la Polizia Marittima nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro ha aumentato i controlli e fatto scattare tantissime multe per chi non rispetta le regole. Vediamone alcune in questo report. Mancato rispetto, limite di navigazione, multa fino a 1.033 euro. Guida senza patente nautica, multa fino a 11.017 euro. Guida con patente nautica scaduta, multa fino a 1.344 euro e ritiro patente nautica. Mancato rispetto, distanza dalla boa sub, multa fino a 1.377 euro. Sospensione della patente nautica fino a 3 mesi. Documenti di bordo scaduti, cioè il certificato di sicurezza o la licenza di esercizio radioelettrico di bordo. Sanzione fino a 1.377 euro. Esercizio abusivo dell'attività commerciale con unità da diporto. Multa fino a 11.017 euro e sospensione della patente nautica fino a 3 mesi. Guida sotto l'influenza dell'alcol o droghe. Multa fino a 11.017 euro e sospensione della patente nautica. Trasportare un numero di persone superiori a quello consentito dalla dichiarazione di conformità dell'unità. Multa fino a 1.377 euro. Insomma, dall'elevato numero di sanzioni si comprende bene come ancora la cultura della sicurezza e del rispetto delle regole a mare non sia abbastanza sentito. Allora, conti fatti, la legalità conviene per non pagare tutte queste salatissime multe. Mettiti in regola e contattaci se hai bisogno di saperne di più. E non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.